mi chiedo se questo è un punto da tenere stretto anche per quello che si è visto sul campo. È normale, diciamo, noi rettili, il nostro scopo qua su questa terra è, diciamo, di far fuori questo pecorame, questo bestiame che vedi anche alle mie spalle, no? E devono anche soprattutto lavorare per noi, e per poterlo farlo, diciamo, noi dobbiamo dargli questo zuccherino, che è, diciamo, il calcio, e in questo modo loro possono, un po' come da bambini si giocava, no? E quindi si aveva questo piacere di giocare a pallone, e da grandi, siccome non lo possono più fare, diciamo, sono dei disperati, fanno una vita di merda, purtroppo devono vedere qualcun altro che lo fa al posto loro. Ecco, tutti questi prodotti che scorrono nel frattempo dietro di me sono tutta roba chimica e schifosa, che fanno sì che lo schiavo poi mangiando questa roba sia più facilmente controllabile da noi rettili. Sì, perché io, per quanto, nonostante a questi dementi, diciamo che io sono stato un ragazzo semplice come loro e ce l'ho fatta a fare il calciatore, adesso faccio anche l'allenatore, prendo milioni, in realtà io sono un rettile. La Roma oggi ha subito così tanti tiri perché è mancata, no, quell'energia, forse anche dei duelli. E appunto, se vedete anche tutto questo apparato, insomma, che si mette in moto ogni volta, e 5 minuti fa magari il TG ti parla della guerra, di cose distruttive, di ammazzamenti, eccetera, e poi dedica tutta una sezione grande, molto ampia, a noi, a dei rettili in mutande che giocano a pallone, e uno si dovrebbe chiedere il perché si fa tutto questo. Ovvio, facciamo tutto questo perché è l'unico modo per mandare avanti questo sistema. Poi vogliamo parlare del fatto che la ricerca dell'ultima palla, eppure magari quando ti fanno giocare a Cristante in comunità con il Sharawi, si prova a War, che è stata l'occasione più importante, lì viene fuori anche che magari puoi soffrire, però con la qualità di quei giocatori a volte ti può anche far cambiare la prestazione. Ma assolutamente, intanto ti devo fare i complimenti per i denti perfettamente sbiancati che avevi, per andare oltre a questo possiamo andare avanti col nostro discorso. E quindi dicevamo che noi rettili, siccome veniamo usati proprio per la propaganda, c'è anche, vedi questa etichetta che ho qui addosso, che non so se è rettile, lo può inquadrare un attimo, e non me lo inquadra, intanto mi inquadra questi loghi qua, perché devo un attimo così programmarvi in questa roba. Questi prodotti che vedete, ragazzi, sono semplicemente robaccia che, oppure servizi che, fatissimo. Esattamente, ma appunto stavo spiegando appunto la funzione di questi loghi che mi scorrono dietro. La funzione loro sono dei zuccherini, diciamo, che lo schiavo, per averli, come per avere, diciamo, le partite di Serie A, deve pagare qualcosa, e per pagare queste cose deve ovviamente lavorare per noi rettili, quindi per la sua schiavitù, e tutto gira, è perfettamente logico quello che si fa. E quindi, ripeto di nuovo, noi siamo dei rettili. Alla pecora facciamo credere che siamo dei semplici esseri umani come loro, ma in realtà noi siamo nei posti di comando, eccetera, e il nostro scopo è avvelenare e rendere, diciamo, questo bestiame stupido abbastanza in modo tale che poi possa essere, insomma, ecco, poi è normale che, cioè, ma loro non se ne accorgono perché sono stupidi, perché a forza di mangiare beretta e altre minchiate del genere, ovvio che il loro cervello non funziona tanto bene, questa è la cosa, la bellezza di tutto ciò, no? Proprio Bet Italy, c'è scritto qua, per dire, cioè, vai a buttare tutti i soldi che hai guadagnato, diciamo, lavorando per noi, e questa è la cosa, è beretta, per dire, cos'è beretta? È una roba schifosa, piena di sostanze, ma loro sono stupidi, non se ne accorgono, purtroppo, sono pecore da merda, purtroppo, sono coglioni totali. No, io sono d'accordo con Mister De Rossi sul fatto che gli piaccia, come piace a me, il calcio in cui questi non sono rigori. Ha ricordato quello di Firenze, che effettivamente non era un calcio di rigore, che non doveva essere assegnato, e quella deve essere la linea, cioè non assegnare calcio di rigore come quello di Firenze. A mio parere questo è un rigore che, se fischiato in campo, il VAR non avrebbe
non sarebbe intervenuto, ma nella mia lettura questi sono episodi che non devono essere oggetto di carcere. Io Le ripeto, intanto faccio complimenti anche a te, anche tu sei un rettile, insomma, anche se, che se ne dica, insomma, anche tu sei un rettile. E pensiamo al fatto che parliamo per delle ore se c'era il calcio di rigore o meno, cioè se sono un rettile mutante ha toccato violentemente quell'altro in altro mutante, e sì, effettivamente fa ridere anche per rettile, ma esattamente sì, slinguettati e mettilo fuori la lingua. Ma dobbiamo parlare di queste minchiate come se fossero cose serie, ragazzi. Ovviamente sono letture, posizioni di questo meraviglioso gioco, però immagino il campionato della Roma, insomma, tutto questo possa pesare tanto. Che settimana sarà? Come la vivrà, come la immaginerà, come lo immaginerà? Ma in realtà io, nella settimana mia, io ho i miei schiavetti a casa che mi servono, ho un macchinone di 500.000 euro e che mi aspetta adesso, ho solo un rettile, diciamo. Il problema è la vostra di settimana, degli schiavi che ci guardano, purtroppo, che sarà una settimana piena di disgrazie, di bollette da pagare, di traffico e di leccare il culo al lavoro, eccetera, eccetera.